E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Samuel e oggi siamo in Villa Leeds per far assaggiare il riso col pollo agli Elites. Allora ragazzi, cioè, siete pronti ad assaggiare il vero riso col pollo? Certo. Eh? 2022 bisogna assaggiare, chiaro. E vi starete domandando, ma dove sono gli ingredienti? Dove è il riso col pollo e come si prepara? E adesso faremo comparire per magia gli ingredienti. Ci siete? Vai. Tra 3, 2, 1. Ed eccoli qua i nostri ingredienti, ragazzi. Mostra. Non è il riso con la salsiccia. Allora, adesso vi voglio presentare colui che vi farà questo riso col pollo. Sì, facciamo entrare Isaac. Isaac, sei pronto a cucinare il riso col pollo a questi qua? Oh, non l'hanno mai assaggiato, eh? No, infatti è la prima volta. Non l'avete mai assaggiato? No. Vabbè, ma sono bianchi, cioè, è normale. Come il riso? Esatto, come il riso, ma diventerà nero il riso oggi. Ah, c'è sempre una prima volta. Allora ragazzi, andiamo direttamente in cucina. Let's go, guys. E allora, questo grande riso col pollo, com'è la situazione qua? Allora, la situazione mambo è di... Adesso sto preparando delle spezie. Ok. Vari ingredienti da aggiungere. Poi ci abbiamo preparato il pollo. Ok, piano aggiungerò. Cos'è che aggiungi? Gli altri. Questo è il pollo. Allora Isaac, ti lasciamo lavorare. Ok. E quindi ci vediamo dopo, che vediamo che punto è. 3 hours later. Allora ragazzi, andiamo a vedere Isaac a che punto è con la nostra cucina. Sta cucinando in 3 cucine diverse, ragazzi, eh. Come sono messo? Bene. Sono messi bene. Allora, qui stai preparando il sugo per il riso, vero? Giusto? Venite come vedete, come faccio vedere nelle altre cucine che cosa sta succedendo. Ok ragazzi, in 3 cucine diverse. La seconda cucina. Abbiamo il riso. È quasi pronto, ragazzi. Esatto. È quasi pronto. Seconda cucina. Nella seconda cucina. Si è messi molto bene. Ma in tutto ciò, il pollo dov'è? Ah, è nella terza cucina. Hai capito? Una cucina per gamba. Non ci credo che hai detto veramente questa cosa. Un riso con il pollo. Dammi un bacio in tre cucine. Tre cucine, un riso con il pollo. Eccoci qua, siete pronti? Posso sentire meglio, chef? Voilà. Mano, che delizia, aiuto. Eccolo qua, ragazzi. Adesso, arrivati a questo punto, non ci rimane che aspettare la cottura finale del riso e del pollo e farlo assaggiare gli Elites. E vediamo un po' come reagiranno a questo riso col pollo preparato da noi. Ragazzi, io vi voglio ricordare che è uscito un video, se volete, siete curiosi di provarlo anche a casa, di cucinarlo anche a casa, con Mamma Africa, che non è potuto venire quest'oggi, dove abbiamo preparato il riso col pollo. Detto questo, non ci rimane che aspettare che sia tutto pronto e farlo assaggiare gli Elites. Guarda com'è succoso. Quindi io ti direi che puoi radunare anche gli altri Elites, perché ci siamo qua. Quanto? 5 minuti hanno detto! 5 minuti? Allora andiamo a chiamare gli altri. 5 minutes later. Signori e signori, è già tutto pronto. Gli Elites sono a tavola. Il riso col pollo è pronto. E quindi andiamo, ragazzi. Manca qualcosa, signore. Manca il pollo. Andiamo a portargli anche il pollo. Oh, il pollo! Capitano, alzala! Ci tengo, facciate un bellissimo applauso allo chef. Bravo! Grazie. Ha cucinato questa splendida pietanza. È un piacere cucinare per voi. È stato un piacere cucinare in 3 cucine diverse. È stata per me una sfida, neanche Cracco ce l'avrebbe fatta. Ma io sì, o no? Avete fame? Sì! Dico, avete fame? Sì! E allora facciamo i piatti. Questo riso col pollo, guarda la paella. Madonna, che bello.
Che bontà. Sorpresa delle sorprese, abbiamo anche preparato un'insalata speciale. Solo per voi. Perché il riso ci farà schifo. No. Gli apri per favore, evita. Ok, evita. Qua ho preparato una salsa speciale per i veri duri, i veri campioni del piccante, ragazzi. Oh no! Per i veri campioni del piccante. Ritiro già. Siamo qua! Guarda questo vino. Passate. Guarda che si sguaia sotto. Guarda. Allora Tati, l'onore di cominciare. Tati è il primo che l'assaggia. Tu hai già assaggiato la pizza riso col pollo, ricordo. È vero, quella mi è piaciuta tanto. E quella ti è piaciuta. Me la fai domani quella. Cioè, immaginati questa. Vado. Dai Tati. È il momento più bello della sua vita. Porca miseria. Com'è? Eccezionale. Ok, 1-0 per il riso col pollo, direi. Riso col pollo o pizza? No, è 1-0, dai, riso col pollo o pizza? No, vince la pizza. Sam! Sorpresa. Attenzione, adesso andiamo con Mister. Non so, cioè, con le 115. Mani. Attenzione, qua c'è l'assaggio. Da riso con pollo e pizza, stasera vince riso con pollo. Adesso arriva uno dei clienti più difficili. Enrico! Io il riso col pollo lo amo, però quello italiano, non quello canese. Però potresti cambiare idea. Vai. Carica e fuoco. Harry, sincero. Allora, pensavo che il riso fosse più secco, però anche così non è male. Però mi sento di dare un bel 10 al cuore. Food porn. Mamma mia. Non so cosa ti farei in questo momento. Mamma mia, manco io, sa. Sta chi se la prende? Ora boom! Vai Omar! E adesso? Ravennate! Grande assaggio! Da quando conosco Samuel che aspetto questo momento. Vado! E in modo tradizionale, perché mi hai detto che si mangia così? Esatto. No vabbè, davvero lo fai. Certo. Wow. Le cose si fanno bene, ragazzi. Wow! Quindi, come si prende il riso con le mani? Fai un cucchiotto. Wow! Wow! Sei sicuro, Omar? Sì! Sì, è più il riso cascato a terra che quello finito nella sua bocca, ma va bene. La sua faccia com'è? Dice tutto. Raga, è spalato. Oh! Spalato? Spalato, dai. Non c'è messo su. Ma che è? Dai, allora, è un termine francese per dire che è buonissimo, giusto? Posso dire solo una cosa? Con le mani sarei troppo lento perché è troppo buono. Pizza o riso con pollo? Oggi riso con pollo! È arrivato anche a me, però io non assaggio il piatto finché non c'è il forte qui. Voglio il forte qui, voglio! Voglio attenzione, Mirko ha accettato la sfida! Attenzione, il killer! E quindi? Abbiamo... Sì, bro, va bene. Vai. Quindi allora, riso, pollo è piccante. Mirko non sente niente, vai, fidatevi, il piccante lo regge. Così? No, fidati. Sono sicuro. Respira, allora è forte, sì, ma... però si può mangiare. Wow! Abbiamo un campione, signore e signori! Wow! Abbiamo un campione! Riso, wow, aglio, spettacolare! Anche stasera secondo me vince il riso sulla pizza. Oh! Oh! Andre! Da un napoletano! Dai, devi assaggiare per provare. Mamma mia, adesso abbiamo il cliente più difficile, colui che porta l'onore di Napoli, colui che porta in alto l'onore dell'Italia e della pizza, grandissima cultura italiana. Quando Napoli e l'Africa si incontrano, esce Cunibali.
Scherzi a parte, adesso l'assaggia ci dirà che cosa ne pensi. No, io però Isaac mi sta guardando in modo, non lo so, Isaac, io sarò sincero, veramente. Dello sguardo, dello sguardo. Sta passando il piatto. Però devo dire, lo fa veramente con amore, quindi questo veramente lo apprezzo. Questo significa rispettare la propria terra, non come fanno tanti altri. Grazie. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Ce l'ho, ce l'ho. Attenzione. Non parla, non parla. Non parla. Quel maledetto sorriso. Mezzo sorriso più buono che abbia mai mangiato in vita mia. Ah! Andiamo! Però mi dispiace dirvi che do il punto alla pizza, perché per me è come la fessa, scusate. Giusto, giusto, sei vero ma giusto. Sei vero ma giusto. Ma questo si avvicina alla fessa non depilata, diciamo così. Ah! Che ci piace lo stesso. Sì, che ci piace, che ci piace. Bene, 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 bene. Cos'è una roba? Non siamo finti, perché guardate i piatti. Vuoti. Guardate qui. Vogliamo, io devo ancora pizza. Iniziare, guardate questo. Cioè, è veramente buono, raga, spacca. Com'è, Pier? Anche tu non hai mai assaggiato? No, prima volta anche per me. Ok. Ti dico, una morbidezza così nel riso non l'ho mai sentita. Veramente un accostamento che ci sta un sacco. Sapore molto intenso. 10 su 10. Olè! Io sono abituato a quello senegalese, ma okay, devo dire che è molto molto buono. Ma non arriva il nostro livello. Però si avvicina. Ragazzi, 25.000 like, faremo la battaglia per decretare qual è il riso col pollo migliore. Gabri? Straordinario. No, no, no. Fatto morire. È giunto il momento di lasciarli sfogare, lasciarli mangiare liberamente. E al termine. E al termine della mangiata daremo le nostre considerazioni finali. Sì! E ci saluteremo. Ragazzi, abbiamo finito di fare questa magnifica cena. Questo riso col pollo è stato promosso oppure no? Dai! Magnifico riso col pollo che ha preparato Isaac, quindi complimenti. Pollicioni in su per questo magnifico video. Ragazzi, io voglio ringraziare tutti quanti presenti, perché ci vuole anche un po' di coraggio assaggiare un qualcosa che non hai mai provato. Quindi tanto di cappello. Grazie a voi ragazzi. La cena più bella da quando siamo in villaggio. Sì. Wow. Confermo. Vi ringrazio veramente di cuore. Detto questo, usciranno tantissimi altri contenuti qui in Villa Elizio, se non sono già usciti, quindi andateveli tutti a recuperare. Vaiu, 15.000 mi piace, facciamo la pizza riso con pollo però cucinata da Samuel. Ok. E invece 25.000 Mamma Africa. Andiamo Mamma Africa, direttamente Mamma Africa vi preparerà il riso con pollo. Ma allora veramente portiamo la vera Elite. E per concludere in bellezza, 50.000. E la Madonna. Ma che facciamo? Che facciamo? L'asta. Assaggiamo il couscous di Om. Ok. E a 30.000. Assaggiamo due, ci fa vedere il cazzo. Aspetta, 150. Va bene. Ragazzi, è stato bellissimo. Ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi. Ciao. Alla prossima cucina. E sono Samuel e mangio il riso. E con il pollo e con il curry. Con il pollo e con il riso. E con il pollo e...